la gente torna a parlare, a condividere delle cose, a star fuori, a stare insieme ad altri, che uno dirà, che semplice, no? E invece non lo facciamo più, e quando lo facciamo scopriamo tutto il benessere che ci dà una cosa così banale. E ritrovare la socialità, il valore più importante che si riscontra qui al Mercatino delle Pulci edizione Track, dove gli espositori vendono appunto all'interno dei propri mezzi, quindi le auto, i furgoncini, le AP50. Però se poi ci scappa, insomma, di fare anche un piccolo guadagno con cose che magari non si utilizzano o che vengono realizzate personalmente dagli espositori, di sicuro non guasta. Tra insomma, le cose vendute più curiose c'è anche chi ricicla il proprio San Valentino. Abbiamo venduto un cuore di San Valentino, un metro per un metro, di un ex fidanzato della mia amica. È una barca dei pirati, la barca deve essere alla fine una barca della pace. È simpatica, una cosa che non avevo mai visto, è interessante, freddo oggi, però è simpatica. Perché il dragone nella vostra auto? Perché noi facciamo parte di una scuola di arti marziali di Arezzo, il Volo del Drago, e ce l'hanno gentilmente prestato per addobbare in modo carnevalesco il nostro carro. E quindi abbiamo fatto tutta questa sfilata come se fosse appunto il drago indietro. E non è un drago, ma è un leone cinese. Noi abbiamo roba in legno tutta fatta a mano, solo a mano, bigiotteria e crocifissi in argento, tutto fatto a mano. Qual è lo spirito che vi piace di più di queste iniziative? A volte cerchi tantissime cose, però non le trovi. E poi stare insieme alla gente, conoscere gente, scambiare le opinioni, è una gioia. L'iniziativa è stata ospitata dal parcheggio multipiano Mecenate, che si trova a pochi passi dal centro di Arezzo. Il primo e secondo piano è diventato appunto un mercato a cielo aperto, nel terzo piano però si poteva comunque parcheggiare. Assolutamente da ripetere, e la filosofia generale è proprio quella di interessare le persone al parcheggio, facendoci anche degli eventi in modo tale che se l'hai visto e hai visto che è vicino al centro ci ritorni.